Underground. Come vedete ci troviamo nel sottosuolo e precisamente dove scorre il fiume interrato. Siamo un gruppo di 25 persone e siamo guidati da Andrea dell'associazione Brescia Underground e adesso vedremo questa ennesima avventura. Andiamo verso nord, ragazzi, andiamo verso il Bove Celato, andiamo a scoprire la parte più recondita, più
più misteriosa, più intima della, esatto, proprio intima come l'intimo umano, in parole povere, della parte di Brescia. Quindi mi raccomando ragazzi, fatevi incuriosire, fateci le domande, fate quello che volete, perché siamo apposta qua a fare questo giro. E soprattutto, ripeto, è un giro molto particolare, è un giro non da museo, non è un giro da checche, o come mi piace dire, da mezze tacche, ovvero da persone che la fanno 30 secondi in Madonna, non è niente, le robe. Quindi fatevi prendere da questa energia del luogo, perché veramente ne ha tante da raccontare e noi gli daremo voce in questa visita. E niente che meno, siamo che sotto 120 una chiesa. Metri verso nord dal serraglio alla parte nord di Piazza Vittoria, al lato nostro sinistro del Palazzo delle Poste, ovvero eccoci qua, ci si presenta la chiesa di Sant'Agata. Noi siamo esattamente, ragazzi, dove io ho il pollice. Lo vedete quell'arco bianco dove ho il pollice? Guardate qua ragazzi, e sotto all'arco bianco dove io ho il pollice c'è un muro, una mezzaluna, uno spicchio di mattoni, un tamponamento, un semplice tamponamento, eccolo lì sotto, me lo sto disegnando, e ha un buco nel quale filtra la luce naturale del Piazza della Vittoria. La foto, per guardarla correttamente ragazzi, non va guardata così in prospettiva vostra, qua è illustrativo per voi, ma va a 180. Ah, okay. Noi siamo sotto questo arco, ma ovviamente girato, certo. Piazza Vittoria è nelle spalle, eravamo a serraglio, certo. Stavo andando verso nord, non può essere così la prospettiva, è girata, ok? Sì. Dietro, negli anni 90 c'era una signora anziana con uno scialle nero che vedeva più difficile al cimitero lì, sul sagrato, mi spaventava, ma quando passavo con la nonna mi venivano i coccoloni, la cagarella, perché vedevo questa mezza leggera con due tre cavolo di fiori finti. Dietro mi ricordo che noi ragazzi di San Faustino avevamo questo arco bianco impresso nel muro di riporto, pensavamo, ed era quello che sempre ci domandavamo, ma che cavolo sarà, che cavolo sarà. Poi un giorno, dopo 25 anni, abbiamo scoperto che è esattamente il sotto della chiesa di Sant'Agata. Ora Paolo deriva da un ancor prima data storica, dramma storico, ovvero quello del 1928, quando Piazza Vittoria ancora non esisteva, e lo sapevo bene. E cosa c'era prima di Piazza Vittoria a Brescia? Pescherie, il quartiere delle pescherie vecchie, ovvero ragazzi, il quartiere delle pescherie era un quartiere medievale, che era una sorta di quartiere popolare, di rione, molto più bello del Carmine, un Carmine all'elevazione, alla seconda, proprio, nel quale lavoravano in pesce, lavoravano sui fossi, lavoravano sui fiumi, nel Medioevo fino al Rinascimento lavoravano di approvvigionamenti idrici, di acqua e di taglie e di molto meglio. Purtroppo il regime arrivò a Brescia e nel 1928, come tutti i regimi e come tutta la politica, per noi era brutta bestiaccia nera, anche se dicono che rosso a volte, ma è sempre nera,
ha deciso che oltre che uccidere le persone, uccidere anche in senso lato la storia, l'archeologia, storia appunto di anni indietro. Comunque purtroppo il regime, fatto lo abbia tutto, disse basta alla famiglia Lazzaroni, a tutte le pescherie, a quello che vuoi, e iniziò a costruire questa cazzata di piazza questo della luogo, Vittoria. Questo ponte, questo arco a tutto sesto che vediamo marmoreo, venne gettato nel 1451, sulle rive di questi fiumi, che all'epoca era anche Gaza. Oggi Bova e Cerato non è l'antica sede del Gaza, ma in principio Gaza o Cerato, 1451, e chi c'era in quella data a Brescia? Chi erano coloro che ci dominavano, il senso lato dominavano? Lo stato preunitario della... Serenissimo. A volte noi, anzi spesso, vediamo la matta impermeabilizzante che c'è sul muro, guardate qua. No, l'abbiamo riempito di molto qua. Stacco roba tutte le volte, questo anche adesso ne stacco un altro. Poi non ci sarà più, ma qual è il bello, ragazzi, di questa cosa? È che se tu vai a stabilire, se tu come noi sai esattamente che questo apparentemente stupido blocchetto di malta impermeabilizzante, vabbè, tu mi dirai malta impermeabilizzante, allora, ma se tu mi dai una data, se tu sai che questa malta l'hanno messa i Veneti nel 1451, se vai a pensare com'erano le facce, i vestiti, gli usi, i costumi, le tradizioni, il mondo, cioè com'era Brescia fuori in quel periodo e com'era già uguale, però questo ponte qua sotto quando l'hanno costruito, cioè ragazzi era così impagabile, loro costruirono questo ponte e lo videro così finito come noi lo vediamo oggi, dopo 700 anni, per dire, loro fuori avevano un'altra città, uscivano come noi dopo usciremo e vedevano un altro deporto, un altro paesaggio, un'altra città, è fantastico, noi usciamo e vediamo lo schifo quasi. Vediamo una città che non è più la nostra, vediamo una città che non c'entra più con quello che era in realtà Brescia. E se capiamo che questa stupidamente, al momento, malta impermeabilizzante a quell'anno, a quella data, il 1451, so chi l'ha messa e l'annuso, veramente a noi piace tantissimo e anche questo fa parte di tutto ciò che noi rendiamo impagabile ai nostri occhi. Proseguiamo il nostro percorso dopo questa spiegazione molto sentita da parte di Andrea e vediamo dove ci porta questo percorso, proprio nell'utero della città di Brescia. Qui sotto sono passati secoli di storia, ricordiamo che l'interramento avvenne a tardo 800 sotto l'impero austriaco e quindi il paesaggio in superficie doveva essere totalmente diverso. Totalmente diverso perché questo fiume era a cielo aperto. Era a cielo aperto e quindi il paesaggio sopra era totalmente differente. Del palazzo Loggia, infatti andava dritto, ci guardate, il fiume nel 1900. Ben sì, lo bypassarono di fronte in un tunnel in cemento armato, in quello che si suol dire il bypass in cemento, ok? Sì. Ora noi siamo qua, non andiamo più sotto la Loggia, che è il tamponamento del 1939 in cemento. Curviamo e andiamo di fronte alla Loggia, quindi sotto la piazza e non più sotto il palazzo, come voleva la storia. Ragazzi, inevitabile dirlo, la Loggia che storia ha?
l'hanno iniziato a costruire i Veneti in una data importantissimo per la storia dell'umanità, una data di una grande scoperta, ovvero la scoperta 1492. Nel 1492, ragazzi, misero la prima pietra sotto la loggia nelle fondamenta del Garza Bova Celato, per andare poi a estendere le fondamenta con le famose palafitte in castagno, per poi verticalmente ereggere la loggia che noi vediamo oggi, finita nel 1570. Però, ok? Bellissimo. Quindi da Venezia. Quindi la loggia è sorretta da esattamente palafitte e per l'esattezza 800 pali in castagno del 600, oggi asciutti, perché non c'è più l'acqua sotto, ma l'hanno portata davanti di fronte. Ma scusa, allora una volta qua passava l'acqua? Qua giù passava l'acqua una volta. Però non sotto la vedevano. La loggia. Perché la vedevano l'acqua? Ah, la vedevano. La sopra le nostre teste, inaspettatamente, inutile. Uno viene qua e dice cosa c'è qua sopra, niente, invece è molto importante. È un ponte marmoreo che vi mostro se venite un po' più avanti. Facciamo spazio, ragazzi, andate avanti. Non è bello. Bello. Sapete chi è questo? È un ponte, è un arco, un ponte. In questo caso, ragazzi, questo è un ponte non più architettonico come Sant'Agata, cioè atto a estendere un elemento che è la chiesa. Questo è un ponte vero, come noi comuni mortali intendiamo dire, cioè fruibile. Si passava la gente. Se vi dico che è del 1187, non mi fa pensare tanto, eh. Ragazzi, è del 1187, è dell'età comunale, è alto medievale. È tanto, ragazzi, è più di 800 anni. E se in più vi dico che ha un nome, non mi fa ancora di specie, questo addirittura ha un nome. E come si chiama questo rocambolesco ponte da un altrettanto sì rocambolesco nome, cioè nome come significato? Veniva chiamato all'epoca Pons Funis. Fino al 1570, quando, come lei giustamente ha detto prima, ma era a cielo aperto il fiume Coesio, certo, il fiume era aperto, guardate questa copertura, è più alta, è più recente, la fecero circa dalla fine del 1500, okay, quando terminarono la loggia, quindi Veneti, questo non è Veneto, questo è ancora bresciano, questo qua è alto medievale proprio, ok? Quindi, da qua sopra, quando qua c'era il buco, a qua sotto, a noi, da sopra a noi qua, che cavolo rubavano? Avete capito cosa rubavano? L'acqua. Per quale motivo? Acqua, acqua, con la Q, è la U, acqua. Senti, che stupendo. Rubavano l'acqua, perché l'acqua era l'elemento vita, come vi dicevo, era l'elemento dell'approvvigionamento idrico, della risorsa umana, della quotidianità in contatto con i nostri vecchi. Era la spiritualità, la linfa, il sangue, il decoro per la città. E quando il Bova il Celato, che erano i padroni di Brescia, non ne avevano di linfa, cosa succedeva? In città i mulini non giravano, quindi le macine non macinavano il grano e la farina, e di conseguenza non creavano il pane. Triste conseguenza finale, dopo la catena di Sant'Antonio, se non mangiavo il pane all'epoca, cosa mi succedeva? Che era l'unica cosa che avevo? Caputo. We'll be right back.
edificato sul Puntus Magnus, sul decumano massimo. Punte romano. Ragazzi, questo qua è il decumano massimo su Gaza. Il decumano massimo della via da est a ovest. Est, via Merolanense, contra Giulia Capitolium. Ovest, la via Mediolanense, che era con su Garibaldi. Questo era il decumano massimo. Da qua, da queste punte, ragazzi, Brixia si generava, iniziava. C'erano le mura lì dietro a questo ponte. Era chiusa la fortificazione romana, la colonia romana era esattamente oltre a questo ponte di là. Di là, a ovest, verso la Pallata, non c'era niente, perché era medioevo, come la Pallata, 1254. Prima non c'era niente. In epoca romana, questo elemento è stato tra i primi elementi architettonici della storia che modellarono la città di Brixia, ragazzi, non è banana. Non è pettinare le bambole. Adesso non voglio dire che è più bello del Capitolio, ma con un bilancio, con un po' di sensibilità, se pensiamo che il Capitolio è stato rimaneggiato tutto nel 1800 e gli unici elementi veri che vediamo sono quelli bianchi di pietra, tutto il resto in mattone arancio, è ottocentesco, viene a farla pensare, lo sapevi questo? Ecco, questo qua invece ha i piedritti all'ossatura, ha una luce di 13 metri, per una pietra di 9 ed è tutto ancora rimasto in medono e il marmo di Botticino è una bella cosa. A chiave di volta, ragazzi, è marmo di Botticino bianco. E qua è tutto medono di Brescia per una pietra di 9. Ragazzi, ha più di 2300 anni. Ecco il decumano massimo. Bagnato da bove celato, entrava oltre al muro e dentro a sua volta all'acqua c'era un molo baciato dalle acque di bove celato. L'unica persona che ci ha lasciato una testimonianza a noi posteri che ha avuto questa brillante idea di lasciarcela è stato Giovan Battista Ferrari, un impressionista dell'epoca che nel 1851 ci lasciò questa preziosa e unica e rara testimonianza di una Brescia di dosso dei corsi d'acqua. Grande persona Giovatta, guardate che quadro, non sembra Venezia. Veramente ragazzi è stupendo tutto ciò. Questa qua è la loggia con le due finestre. Suono tonfo, sordo, ancora il laghetto l'ha asciutto, quella lavandaia rinsecchita, il bambino l'ha mummificato con la mamma, la stronza che l'avevi qua di 90, ho detto, cazzo ragazzi ci siamo, me lo sento, lo voglio, volevo crederci, ci ho creduto fino all'ultimo momento, ci ho sudato un'estate con Alberto e gli altri al figlio di Stato, le morose che ci buttavano fuori di casa, un disastro. Ma volevamo trovare sto cavolo di pietra filosofale, il molo, che è questo ragazzi. Bucamo e troviamo tutta questa spianata di terra. Siccome che non molliamo mai, abbiamo detto ragazzi, piano C, tiriamo via. Teleferica. Iniziamo a buttare fuori tutta la roba. In 4 anni abbiamo liberato tutto. Abbiamo liberato 90 metri quadri di open space che raffigura quel disegno. Era pieno di terra, sono andati giù 1,5 metri. Dopo un anno decidemmo di dirlo al comune, vabbè. Ho fatto anche la sovrintendenza, anche Marco Faster, mi sembra. Ad ogni modo hanno acclamato, hanno apprezzato da far paura al progetto tutti. Non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, anche perché il nostro modus di lavorare qua sotto è sempre molto serio. E viene riconosciuto al di là che dopo noi facciamo le burle. Abbiamo il progetto finale, il progetto andrò anche sul Corriere della Sera per ben 4 volte. Quindi a livello italiano è un grosso progetto, tutto nostro, che
con la quale collaboriamo anche con la sovrintendenza nel caso realmente ci dovesse fare che cosa? Il progetto finale, oggi che è ufficializzato, abbiamo liberato 90 metri quadri per trovare il molo. Se dovessimo trovare il molo, con la sovrintendenza carotteremo Piazza Roberta e ridoneremo la cittadinanza il laghetto nostro, la nostra, che tornerà nostro, di tutti noi. Quindi che meraviglia! E quindi avete trovato questo quando avete era pieno di terra da qua là in fondo, l'abbiamo liberato tutto, sì. Che bravo. Come fate entrare? Da qua il nostro buco! Entrate da qui! Abbiamo tanto sospirato questo buco, entriamo da qua. L'avete creato voi questo? Sì, sì. Progetto, realizzazione, tutto carico nostro. Stiamo proseguendo il nostro percorso con Brescia Underground lungo il corso del fiume Bova. È tutto interamente nell'acqua e siccome il fondo è ovviamente un greto, il mio parlare è naturalmente soggetto agli ostacoli che trova nei piedi. Che qui è un tratto di forte vortice, di forte vortice, perché qui l'acqua trova questo pilastro, cioè questo pilastro che sorregge la volta, e quindi l'acqua, trovando questa resistenza, si fa più vorticosa, anche perché qui ci sono due rami. Thank you.
dalla porta, dalla finestra c'era una, un antico mulino. C'era un antico mulino, il mulino di Roa Confettora. Difatti c'è una tipica rientranza lì dove siete appoggiati che restringe il corso dell'acqua per aumentarne la velocità, dove c'erano appunto i meccanismi che facevano girare le botti all'interno della conceria, perché era una conceria. Qui c'era le concerie. Esatto. Esatto, di Rua Confettora. E le alfane servivano a fare essiccare le pelli. Esatto, esatto. Poi prelevavano acqua, sciacquavano tutto e di conseguenza rimettevano poi le acque all'interno dell'alveo. Semplicemente cosa serviva? Era la base del primo macello comunale, ovvero qua nel 1200 la città di Brescia aveva la prima beccheria urbana, dove dalle valli entravano uscivano e compravano la carne. Era un orgoglio, era un vanto per la città la beccheria, ed era situata proprio alla piazzetta del Ponticello. Cosa facevano? L'acqua era più alta, era copiosa, era molto di più di oggi. Alzavano e chiudevano la paratoia, l'acqua di ferro, la sera cinesca, l'acqua entrava in cima, scappavano fuori le trattaglie. Benissimo, sempre c'è efficace, manutenzione zero. Bagnato dall'acqua. Questo muro qua è il basamento di una casa torre del 1100, alto medievale, della porta urbica del Ponticello, quella che oggi non esiste più. Ma per avere le porte urbiche ad entrata ed uscita dalla città, i nostri vecchi vi costruivano ai lati le cosiddette munite e turrite, ovvero delle torri che verticalmente reggendosi e merlate difendevano a opera militare le mura, quindi le porte, come la Pallata, come la Torre del Pego, come la Cittadella Nova, come Porta Paganora, come Porta Bruciata, come Porta Torre Lunga, che è Piazza Grande, come tutte le porte urbiche. Ora ragazzi, guardate qua, farmacia Viotti a sinistra, come ho detto. Il Carmine va a sinistra, ad angolo retto? Sì, noi cosa faremo? Andremo a sinistra precisamente ad angolo retto. Oggi avete scoperto, avete stabilito con i vostri occhi che Brescia è esattamente una città modellata sui corsi d'acqua. Come il Bova arriva da sinistra, il Carmine è stato generato verticalmente sulle rive di questo fiume. E quindi veramente ragazzi, come vi dicevo prima, come abbiamo detto, vi diremo sempre ogni volta dovete trovare qualcosa di noi, l'elemento acqua caratterizzato dalla notte dei tempi a oggi, soprattutto oltre che la vita anche la conformazione urbana della nostra città. È una città esattamente modellata sui vasi rivi, sui fiumi. Il Bova ha generato il Carmine. Ora andiamo al Bova, entreremo scusa nel Bova, caschetto in testa, gambale alto, seguite Alberto che vi conduce avanti. Mi raccomando ragazzi, in fila indiana, tranquilli, perché si abbassa un po', ma è molto. Nell'acqua. Sono quegli anni lì.
E siamo quasi per concludere il nostro fantastico tour nella Brescia sotterranea lungo questo cunicolo.